Mi senti bene? Il volume non è mica Sì, troppo alto, ciao, ciao, sì, quindi. no, no, tutto bene, grazie Massimo, saluto, sì, no, si sente bene, volume ok, io qua sento bene, tanto saluto, quindi partiamo ancora oggi di questo piano B, che di cui abbiamo già accennato ai nostri seguaci, di un'alternativa che si può aprire per la situazione che si sta ormai manifestando in Europa, come anche in Nord America, appunto, che non si sa come finire questa storia di vaccini, qui stanno chiudendo, zona rossa, eccetera, eccetera. Insomma, un bel casino. E siamo nel caos più totale, quindi a certe alternative bisogna pensarci bene. Pertanto ti lascio la parola subito, in modo che introduciamo l'argomento a dovere per chi a casa volesse intraprendere, diciamo, seguire il piano B. Prego. Grazie Baldo, naturalmente un saluto a tutti. Io ho deciso di fare questo ulteriore intervento che non era previsto, Baldo, perché ho scoperto delle cose Sì, molto sì. interessanti e quindi, insomma, mi faceva piacere. Io sono in partenza, come sai, e quindi mi faceva piacere, Sì. Sì, insomma, infatti. condividerle con chi, con gli amici che sono interessati. Allora, Certo, dunque, certo. fammi intanto partiamo dal piano B, mi proietti la prima immagine. Eccola qua. Sì, Allora, certo, prego. una comunicazione veloce a chi mi segue, perché poi Prego. naturalmente inoltrerò questo video a tutti coloro che hanno già sottoscritto il piano con Auvesta e a tutti gli amici, a tutti coloro che sono interessati anche per il piano B. Allora, il piano B è ufficialmente aperto, eh? Aperto praticamente con marzo e andrà avanti fino alla metà di aprile. Io partirò a breve e quando chiudo il piano probabilmente sarò là, però invito tutti coloro che sono interessati a contattarmi e a decidere più velocemente possibile. Anche perché mi fai vedere l'immagine, Ubaldo? Io non la vedo, l'hai proiettata? Subito, ecco, Ecco, sì, grazie. eccola Bene, qui, eccola qua, eccola qua. Vediamo un po' eccola se qui. si può ingrandire, no? Questa è l'immagine, Prego, prego, sì. è il simbolo della A Tanzania. mente aperta, net, sì. Questo qui è il simbolo della Tanzania, no? Lo vedete, quello Sì. centrale, ecco, Land of Kilimanjaro e Zanzibar, ok? Perché Zanzibar è un'isola associata alla Tanzania, infatti hanno una regolamentazione un pochino diversa. Allora, quindi vi dicevo che il piano chiude ufficialmente il 15 di aprile, però non aspettate l'ultimo giorno. Contattatemi chi è desideroso di venire. Io sto cercando ancora un paio di imprenditori, ho molte persone interessate, gente che vuole fare business. Si metta pure in contatto con me, ci sono ottime possibilità di fare bene in Tanzania. Io vado anche per business, naturalmente, eh? Ho dei contatti, vado anche per questa ragione. Ecco. Allora, Giusto, giusto. dunque, vediamo un po'. Allora, detto questo, vi devo dire anche un'altra cosa in relazione a questo piano. Io non so quanto terrò in vita questo piano B, perché poi quando vado là magari sarò occupato da tante cose, una volta che gli impegni con questi amici sono finiti, magari farò altre cose. Però tenete presente che io non avrò, ci devo pensare, però non avrei in questo momento intenzione di portare nessuno che è vaccinato. Quindi, coloro che sono interessati a partire, si decidano adesso. Decidano adesso se vogliono avere questa opportunità, perché questo piano B, per quello che posso aver capito io, è certamente l'unico piano a disposizione in Italia per italiani. Poi in futuro sarà esteso anche a molti amici americani, no? Che sanno un po' di questa cosa. Clienti, amici, eccetera. Però io probabilmente non avrò intenzione di estenderlo magari a fine anno o l'anno successivo per coloro che sono vaccinati. Ci devo pensare, devo fare le mie considerazioni. Eh? Andiamo avanti, adesso Infatti. parliamo del mio intervento. Insomma, adesso vi devo dire diverse cose, Giorgi, spaziamo un po' a 360 gradi. Allora, puoi proiettare la prossima immagine per piacere? Sì. Eccola qui. Allora, questo qui, una delle prime uscite che, secondo la stampa, ha fatto Draghi è questa. Sì al passaporto vaccinale.
servono 3 mesi. Si lavora per l'estate. Allora, praticamente perché secondo me è stato messo Draghi? Ma Draghi è stato messo perché c'è da seguire un rullino di marcia, un piano che prevede, ora vi spiegherò, il passaporto vaccinale per tutti i cittadini della Comunità Europea entro e non oltre il 2022. Andiamo alla foto successiva. Vediamo? Sì, si vede, sì. È un po' piccolina, no? È un po' piccolina. Praticamente, vi leggo, questo è un documento ufficiale della Comunità Europea che anche con gli altri in parte mi sono stati mandati da Matteo, che saluto e che ringrazio, di Radio Alcatraz, e che dice questo: tabella di marcia per l'attuazione delle azioni della Commissione Europea basata sulla comunicazione della Commissione e sulle raccomandazioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione contro le malattie e prevenzione con vaccini, proposta della Commissione per una carta di vaccinazione comune o passaporto per i cittadini europei. Avete capito bene quello che vi ho letto? Mm-hmm. Passiamo all'immagine successiva, questa qui del 2022. La Commissione si è data, la vedete bene, no? Questa qui, sì, sì. La Commissione si è data il termine ultimo il 2022 per la creazione del passaporto vaccinale per tutti. Senza passaporto vaccinale non si potrà viaggiare, non si potrà guidare la macchina, non si potrà prendere un treno, non si potrà praticamente fare un caspita di niente, stare a casa senza fare niente. Allora, com'è che hanno messo insieme tutta questa piano, cioè con quali risorse le hanno messe insieme? Eccole qua, l'immagine successiva che ora mi proietti, se me la puoi far vedere, eccola qua. Sì, sì. Ecco, questo vedete è la Banca Mondiale, no? La Banca Mondiale. Come vedete qui c'è scritto for officials use only. Questo sarebbe un altro di quelli dei documenti riservati che non dovevano finire su internet, ma ci sono finiti. Questo è un documento in cui c'è spiegato tutto quello che vogliono fare e parla sostanzialmente dell'operazione con un finanziamento, è scritto qui in basso, di 6 biliardi che loro investiranno anche utilizzando soldi nostri per vaccinare tutti. Ecco, questa operazione, se mi puoi far vedere l'immagine successiva, è tutto qui, è iniziata, lo vedete qui a sinistra, quello che la data qui a sinistra c'è scritto, non si legge bene, purtroppo no, ecco, aspetta, te la ingrandisco, 2 aprile 2020, si legge questa qui? Sì, sì. A sinistra? Sì, sì. Ecco, e finirà, sì, legge, sì. E finirà, loro il 31 marzo 25. Loro sanno già che finirà il 31 marzo 2025, capite? Allora, attenti bene, queste commissioni, questa commissione della Banca Mondiale è la conseguenza, questa iniziativa e questo finanziamento, di una decisione presa nel 2004 da una commissione speciale che ha iniziato a lavorare su tutta questa operazione dei vaccini in un report presentato e presente nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche questo era un documento riservatissimo di cui io non avevo ancora avuto bisogno, avevo avuto ancora occasione di parlare, ve lo dico oggi perché sono tutte cose collegate. Quindi loro nel 2004 hanno iniziato con una documentazione ufficiale loro a lavorare su tutta questa pandemia, a finanziare, a lavorare sul progetto d'accordo
con dei delegati della Comunità Europea, d'accordo con delle commissioni e delle delegati, dei delegati, uno per ciascuna nazione, per mettere insieme tutto questo piano. Allora, adesso vi parlo di una cosa che è successa, vediamo un po', c'è questa foto qui che ne parliamo dopo. Vi parlo di questa, puoi proiettare queste immagini qui per piacere? Sì, vai. Va bene, no? Che fai tu, perché... Sì, io l'ho selezionata. Allora, vedete qui che c'è scritto Assembly Bill A416, lo leggete, no? Sì, sì. Ecco, questo qui è il Senato dello Stato, attenzione, non dell'America, dello Stato di New York. Perché? Perché ogni Stato in America ha il proprio Senato, no? Originariamente, ricordate, erano tutti Stati diversi uno dall'altro, che poi sono stati messi insieme in una qualche maniera. Allora, questa qui è una comunicazione del 6 gennaio di quest'anno, che io vi leggo brevemente, è molto importante, questa ve la leggo. Si chiama legge, proposta di legge A416. Controllami se ci sono delle domande, per cortesia, io sono adesso occupato. Sì, adesso controllo io. Questa legge, questa disposizione di legge è stata presentata dal senatore Perry. Dice, oltre agli ordini di rimozione o detenzione di cui alla suddivisione 2 di questa sezione, si riferisce a cose dette prima, e senza influenzare o limitare alcuna altra autorità, il commissario, il governatore o i suoi delegati possono, a loro discrezione, emettere e richiedere l'esecuzione di qualsiasi ordine necessario o approvato per prevenire la diffusione o la trasmissione di malattie contagiose o altro che possa comportare una minaccia per la salute pubblica, compresi, ma non solo, ordini che richiedono una custodia o rimanere isolati o in quarantena a casa o in un locale a scelta di tale persona per prevenire la trasmissione della malattia contagiosa o altre malattie. Inoltre, possono richiedere l'esame o la visita medica di persone che possono essere state esposte o infettate da una malattia contagiosa o che potrebbero essere state esposte a contaminanti con quantità pericolosissime di materiali radioattivi o prodotti chimici e tossici. Inoltre richiedere al soggetto che è stato esposto o infettato da una malattia contagiosa di completare un corso di trattamento approvato e prescritto attraverso medicazione preventiva o vaccinazione, compresa la terapia direttamente osservata per curare la malattia, e seguire le disposizioni per il controllo delle infezioni della stessa. Io qui ho scritto trucchi, trucchetti e trucchettini. Ubaldo, fa rima con cretino. Sì, sì, fa rima con cretini. Assolutamente. Sì, sì. Mi sono chiesto, quanto tempo ha il governatore di New York per firmare un disegno di legge come questo? Risposta trovata su internet. Mentre la legislatura è in sessione, il governatore ha 10 giorni, senza contare le domeniche, per firmare o porre il veto alle proposte di legge approvate dalle entrambe le Camere, dalla Camera e dal Senato. La proposta di legge firmata diventano legge. Le proposte soggette a veto no. Tuttavia, ascoltate bene, la mancata firma o il veto da parte del governatore di una proposta di legge entro il periodo di 10 giorni significa che diventa automaticamente legge. Quindi da 4 settimane questa disposizione di legge è diventata legge nello Stato di New York. Significa
che se te sei una persona che loro sospettano che non hai fatto il vaccino, che puoi contagiare qualcuno della tua famiglia, i tuoi vicini, la comunità, in qualsiasi momento, senza dover ricorrere a nessun mandato da parte di un giudice, cosa prevista, diciamo così, dalle prassi costituzionali, possono venire e in casa tua prelevarti senza preavviso, non hai neanche il tempo di chiamare il tuo avvocato. Quindi da un lato abbiamo questa disposizione, dall'altro abbiamo il Patriot Act, che funge esattamente nella stessa maniera per quello che riguarda i terroristi, cioè tutti i rompiscatole che fanno e dicono certe cose, possono venire e prelevarti in qualsiasi momento. Allora vi leggo adesso a questo proposito un commento rilasciato dal senatore Lee Zeldin. Il 3 gennaio il membro del congresso Lee Zeldin ha rilasciato la seguente dichiarazione sul disegno di legge A416 dell'Assemblea dello Stato di New York, che concederebbe ai funzionari come il governatore Andrew Cuomo, illuminato, lui è un illuminato numero uno, ve lo dico chiaro, e funzionari sanitari statali l'autorità di rimuovere o detenere individui che si ritengono una minaccia per la salute pubblica, trattenerli per un massimo di 3 giorni lavorativi senza udienza in tribunale e sottoporli a un TSO, a trattamenti appropriati con farmaci o vaccinazioni. Chiaro, chiarissimo, chiaro. Hai capito? Lo scoppio del coronavirus, dice Zeldin, ha colpito duramente le comunità di New York. La risposta del governo a questo nuovo virus ha portato alla chiusura delle nostre piccole imprese locali e le famiglie di New York lottano per sbarcare il lunario. I newyorkesi hanno tutti fatto grandi sacrifici. Questo disegno di legge cerca di spogliare le libertà a cui non siamo disposti a rinunciare. Questa legislazione non è solo scioccante e molto inquietante, ma è un attacco diretto alla nostra garanzia costituzionale del giusto processo. Né il governatore Cuomo né alcun funzionario del governo dovrebbero essere il giudice e la giuria con un potere come questo, soprattutto unilateralmente senza dubbio. E esorto Albany, che ricordo è la capitale dello Stato di New York, ad intervenire a invertire immediatamente la rotta su questa legge sorprendentemente miope. Aggiungo, in conclusione, la legge è stata proposta il 6 di gennaio del 2012. In 10 giorni, i 10 giorni sono passati ed è diventata legge. Ne avete sentito parlare sui giornali e sulle televisioni? Ovviamente no. Una delle disposizioni più restrittive delle libertà personali e certamente incostituzionale è passata del tutto inosservata. Nota: la Costituzione non sarebbe più in vigore dal 21 febbraio del 1871, secondo quanto scritto da Albert Lynn Barcroft nel libro, ascolta questa, nel libro intitolato The Greatest Story Never Told. Non è buffo questo nome, questo titolo? La conclusione è che, come sta già avvenendo in Australia e Canada, possono venire in casa tua senza mandato del giudice e prelevarti in qualsiasi momento, e questo per tutelare la salute pubblica. Punto. Tutto il resto, quello che ascolta, fammi finire poi fa il commento, tutto il resto, quello che ascoltate negli show e in tanti canali alternativi sono chiacchiere da bar. Prego, Ubaldo. No, hai ragione, stavo dicendo, purtroppo il guaio è che la gente non si rende conto di quello che sta accadendo, cioè qui praticamente stanno mettendo a punto un piano di sterminio mondiale, perché la popolazione deve andare dai 7 miliardi che siamo adesso, non so se poco più o meno, a 500 milioni. In Grecia
nessuno dice, c'è un grande fermento, c'è ribellione in essere in Grecia, in Grecia. In Russia non si parla affatto di queste cose qui, cioè in Russia non esiste che tutti li facciamo per forza. In India addirittura... Per ora, ma penso che anche lì con i russi non si può scherzare. Cioè, popolazione del genere, sai, non si può scherzare perché quando vedono che muoiono un sacco di gente, qui in Italia adesso, notizie questi giorni, stanno morendo membri delle forze dell'ordine, guardie di finanza, carabinieri, polizia, che hanno fatto i vaccini, muoiono come mosche, stanno morendo gente dell'apparato sanitario, medici e infermiere e altri. E, però queste notizie le apprendiamo da chi? Da fonti alternative, perché i parenti parlano, quindi, ma i media, silenzio, silenzio assoluto, la RAI, Mediaset, la 7, quella della sera, la Stampa, Repubblica, cioè le sette mafie mediatiche fanno silenzio, mosca, zitti, perché il quadro è che l'italiano poi, ormai l'italiano che è un popolo insignificante nella sua maggioranza, ripeto, nella sua maggioranza, non tutti, per fortuna, è un popolo insignificante, ripeto, sottolineo, e ormai, l'altro giorno sento uno fa, non vedo l'ora di farmi vaccinare così posso andare a lavorare. Cioè, sentire questi discorsi, ma è deleterio. Cioè, nemmeno i kamikaze giapponesi arrivavano a pensare a queste stronzate. Tra parentesi, io invito a leggersi le lettere che questi qui scrivono ai familiari prima di partire per le missioni suicidie, in cui nessuno di loro accettava di morire così, nessuno, anche se lo faceva per una certa loro sentire l'amor di patria, perché lo faceva per quel motivo, però nessuno lo voleva fare e l'avrebbe ben evitato se poteva evitarlo. Ripeto, nemmeno i kamikaze giapponesi sono arrivati a tanto, cioè all'imbecillità di certa gente che fa discorsi veramente... definirli squallidi e criminali e dir niente. Allora, dunque, riorganizziamo un po' quello che si sta dicendo. Non voglio fare ulteriori commenti perché condivido quello che hai detto. Continuiamo la lettura e poi se ci sono delle domande, insomma. Prego. Continuiamo la lettura. Adesso vi leggo un articolo apparso sulla BBC. Ve lo leggo. Allora, Covid-19, la Tanzania non ha un piano di vaccinazione, dice il ministro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato il paese a prendere in considerazione la possibilità di vaccinare la sua popolazione. La Tanzania è stata criticata per la sua gestione della pandemia, non ha intenzione di lanciare i vaccini Covid, dice il ministro della Salute, cioè di comprarli, di distribuirli. I commenti arrivano ogni giorno, arrivano il giorno dopo che il presidente John Magufuli ha messo in guardia i funzionari dall'acquisto di vaccini, dicendo che potrebbero danneggiare le persone senza fornire prove. Ricordo che il presidente Magufuli, che se avrò la fortuna e la grazia di Dio dovrei incontrare presto, me l'hanno promesso, vediamo quello che succede, è uno scienziato. Ha un PhD in chimica e lui ha capito benissimo quello che sta succedendo. La Tanzania è uno dei pochi paesi al mondo a non pubblicare alcun dato sui casi di Covid-19. Lo ha fatto l'ultima volta a maggio, quando sono stati registrati 500 casi e 20 decessi. Questa notizia che ha data la BBC è completamente falsa. La rileggo. Questo è come lavorano i giornalisti. Lo ha fatto, cioè il governo tanzaniano avrebbe fornito i dati a maggio, no? Di 500 casi con 20 decessi. Questa notizia è una fake news, garantita al 100%, perché loro non hanno mai fornito nessuna informazione. Il mese successivo il presidente ha dichiarato la Tanzania libera dal coronavirus e tuttora la situazione è la stessa. Lunedì, in una conferenza stampa, il ministro della salute Gajiva ha dichiarato: per ora il governo non ha intenzione di acquistare il vaccino per il Covid in distribuzione in altri paesi. Il ministro ha esortato i tanzaniani a prendere precauzioni e a utilizzare la medicina tradizionale come mezzo per affrontare il coronavirus. Un blogger ha condiviso la foto del dottor, di questo dottore qui, funzionario, di altri funzionari che hanno inalato vapore e prendono una miscela di erbe.
ha anche avvertito i media di riportare informazioni non ufficiali sul coronavirus o qualsiasi altra malattia, quello che vi dicevo prima. L'avvertimento arriva dopo che la Chiesa Cattolica ha dichiarato di aver osservato un aumento delle messe da Requiem, incolpando i funerali di un picco di infezione da coronavirus. Questi andando ai funerali avrebbero causato la roba da ridere. I centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie del CDC, il famoso CDC, hanno sconsigliato tutti i viaggi in Tanzania e hanno aggiornato il suo avviso a livello 4, ora ve lo spiego, il che significa che la trasmissione del coronavirus del paese è alta ed è in rapido aumento. Questa è un'altra bugia assoluta. Cioè loro hanno classificato la Tanzania a livello 4 che non hanno nessun dato dalla Tanzania. Capito? Non hanno nessuna indicazione dal governo della Tanzania, però la classificano come governo 4. È stato buffo perché io sono entrato in contatto con l'ambasciata italiana per alcune pratiche che dovevo richiedere, e questa incaricata ma assolutamente sconsigliata di andare in Tanzania. Allora io le ho riscritto dicendo: scusi, non mi ricordo il nome, come si chiama, scusi, ma mi spiega perché non posso venire in Tanzania nel momento in cui il governo della Tanzania ha dichiarato che il paese è covid free. Cioè non capisco perché non posso, se posso, io vivo in America, perché non posso venire in Tanzania, ci sono voli tutti i giorni. Mi ha risposto dicendo: non faccia dell'umorismo, dottore, non faccia dell'umorismo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè io farei dell'umorismo per chiedere delle spiegazioni perché non posso venire. Secondo gli amministratori, su questa gente pagata da noi, no? Sono lavora nell'ambasciata, mi fate dire cose antipatiche. E sono lì per fare del terrorismo mediatico. Non so come spiegare, non so altre parole usare. Allora cambiamo discorso, sì, via. Ci sono delle domande, avete delle domande, curiosità, niente, tutto bene, tutto al momento no, qui no, ci sono solo affermazioni, quello che dici tu, domande, dice che anche la Cina magari farà certe cose, poi, ma non ci sono no, domande. In Cina c'è un piano diverso, in Cina c'è ovviamente il nuovo ordine mondiale, ma guardate, vi dico in due parole di questo. Loro non vogliono avere niente a che fare con questo discorso dei brevetti di Bill Gates. Tutto questo che vediamo è un fatto di business, teniamo presente questo. E beh, io ve l'ho spiegato abbondantemente, basta che andiate lì e ascoltate, riascoltate o che leggiate, no? Quello che io ho scritto nel capitolo 9, c'è un po' spiegato tutto. La Cina non ha questo progetto qui, semplicemente ha deciso per scelta propria di non avere vincoli particolari e loro sono andati per riconoscimento facciale, cioè capito, hanno fatto, tu hai usato tutta un'altra tecnologia per classificare, diciamo, le persone, però come vedete non si parla di vaccino della Cina, dovete osservarle queste cose qui, si è parlato del vaccino russo, tanti vaccini, ma no, ora c'è il vaccino Johnson & Johnson, però non si è mai parlato del vaccino della Cina, ci dobbiamo chiedere perché, evidentemente hanno un'agenda diversa. Allora andiamo avanti. Molto probabile. Andiamo avanti e allora ritorniamo a parlare un po' di oro e di altri investimenti. Nell'ultima intervista fatta con Walter Manca abbiamo affrontato certi argomenti. Adesso vi leggo certe cose che non per certi aspetti non ho potuto approfondire durante l'intervista. Allora, prima di fare questo, facciamo così. Proietta questa immagine qua, vai, diamo un'occhiatina su come va il Dow Jones, vai, la borsa New York. Come vedete la borsa ha raggiunto in settimana, si vede, no? Si vede, no? L'immagine? Mettila tu perché adesso lo controllo. Io l'ho messa, io mi sembrerebbe di averla selezionata, Ovaldo, qua controlla. Ma solo qui mi dice... Che ti dice? Dimmi. Aggiungi, vediamo un po'. Ecco, adesso c'è, ecco qua. Ok, grazie. Vedete 32.778, questo è un altro record raggiunto. Quindi l'economia va a rotoli, la borsa vola. No, è un miracolo, queste fanno delle magie. Queste sono magie, sono i maghi di cui ho parlato. Attenzione, la Cina avrebbe vaccinato solo il 3% della sua popolazione.
secondo l'amico Altobelli. Ascolta, non state a sentire queste, queste informazioni, perché tanto valgono quello che valgono. Se, la, se la Cina, seguiamo la logica, se la Cina avesse scelto la linea della vaccinazione, lo sapremo tutti a questo punto. Evidentemente quelli che hanno scelto di fare il vaccino sono, sono persone che vivono lì, sono persone che hanno viaggiato, sono persone che l'hanno dovuto fare per queste ragioni qui, perché naturalmente dalla Cina i voli ci sono e loro sanno bene che questi incaricati, questi che fanno business eccetera, devono fare il vaccino se vogliono andare in America e giro per il mondo, se no non li fanno sbarcare. È chiaro che alcuni di loro sono costretti a farlo. Chiaro? Ecco, ho capito bene. Noi ci siamo. Bene, benissimo. Ha dato la risposta. Allora, ora andiamo a leggere alcune cosettine così ci pensate. Allora, quindi dicevamo, è meglio tenere loro a casa o meglio tenere loro all'Auverza, no? Con un istituto all'Auverza. Il caso primo, teniamo loro a casa, loro si può tenere una cassaforte in casa o in una banca. Alcuni suggeriscono di nasconderlo sottoterra. L'idea è molto romantica, ma non credo che possa essere praticabile per cifre al di sopra di migliaia di euro, di poche migliaia di euro. Non può essere non può essere assicurato e te lo possono sempre fregare. Io non mi fiderei. Poi, quando ti devi spostare da un paese, cosa fai? Ti porti con te 100, 200, un milione di euro? All'estero sull'aereo con te? Ma non scherziamo, siamo seri. Secondo caso, loro con Ovesta. L'obiezione principale che ho ricevuto in questo periodo da commenti sui video fatti è che non c'è certezza che l'oro in deposito esista. Beh, non nascondo che questa era anche la mia preoccupazione, smontata da quanto effettivamente succede in pratica. Quando si ordina l'oro, Auvesta assegna un codice di proprietà. Puoi far vedere questa immagine, Ubaldo, per piacere? Sì, sì, ecco, so già lì. Si vede già. Vedete, ecco, vedete qui, vedete qui in basso c'è un numerino, no? Sempre sulla vedete, sul lingottino c'è in basso c'è un numerino. Quello è quello che viene assegnato a voi. Quando si ordina l'oro, Auvesta assegna un codice di proprietà inciso in basso sul lingotto in relazione all'acquisto fatto. Si potrebbe sospettare che il codice te lo assegnano in senso figurato, che non esista e che non sia in deposito. Sbagliato. Infatti, se lo richiedi, ti arriva nel giro di 48 ore. Questo ovviamente sarebbe impossibile se non fosse già in deposito. Capite? Quindi, obiezione smontata. Sulla sicurezza dei depositi di questo tipo mi sono già espressa a sufficienza nei video precedenti ai quali vi rimando, ma posso ora aggiungere un'altra considerazione molto interessante. Con il trasferimento dalla banca ad Ovesta, quindi trasferimento dei soldi dalla banca ad Ovesta, si perde di fatto la traccia dei soldi. In altre parole, mentre i soldi sul conto corrente sono sempre tracciabili con tutte le altre transazioni finanziarie da una banca all'altra eccetera, questi depositi in un istituto del genere spariscono, non sono più rintracciabili dal sistema, ricompaiono nel momento in cui vengono riaccreditati sul conto. È come per coloro che vivono in un paesino sperduto, magari in Tanzania, che non hanno cellulare o non hanno, qui si chiama l'Easy Pass, quello che metti in macchina, no? Che ti paghi automatica il casello. E quindi non sono tracciabili dal sistema. E non credo proprio che con i tempi che corrono questo sia una cosa negativa. Tutto è perfettamente legale. L'argomento è delicato e chi è interessato mi può contattare. Due ultimi aspetti importanti. Sull'oro non ci sono tasse e non c'è tassa di successione. Lo sapevate? Quindi quando si muore, grande informazione. Quindi quando si muore, se si possiede oro, non si paga nessuna tassa. I ricchi non pagano le tasse. Loro sanno come fare affari.
le tasse sono state create per il gregge. Avete mai sentito parlare dell'immunità di gregge? Stessa cosa. No. L'immunità di gregge è una cosa di medicina legata alle vaccinazioni. Ora, se non lo sai, è troppo lungo, non è l'argomento. Vabbè, no, preoccuparti. Ne parleremo le prossime volte. Ora passiamo alla notizia del secolo. Sapete che non amo fare grandi proclami, ma questa è davvero grossa. La puoi proiettare questa immagine per piacere? Prego, prego, è già lì. La vedi? Historical metal performance, cioè rendimento del storico del metallo. Allora, questo viene dal sito ufficiale del Fixing di Londra. In 30 anni l'oro ha fatto 3,5 volte. Avete capito? Sì, sì. In 30 anni l'oro ha fatto 3,5, molto di più di qualsiasi altro investimento azionario, senza rischi e senza tasse. Quindi è errato definirlo un investimento come bene di rifugio e non ti pagano interessi, no? Sull'oro non si pagano interessi, ma nel tempo è l'investimento più sicuro e più redditizio. I ricchi questo lo sanno bene, puntini puntini. Inoltre, sono proprio gli interessi sui soldi che innescano l'inflazione, come ci ha spiegato il banchiere Ferdinand Lips. Nel XIX secolo l'inflazione si è mantenuta a un tasso zero perché, trattando solo monete in oro, nella sostanza quasi tutte monete in oro, c'erano le monete, gli interessi, anche le colonie americane avevano preso un loan con la banca di Londra, no? Però in linea di massima tendenzialmente si trattava tutto in oro e gli interessi erano bassissimi e quindi questo non creava inflazione. Quindi l'inflazione è iniziata con la creazione, ovviamente è iniziata un pochino con la creazione della banca d'Inghilterra, ma è proseguita soprattutto con la creazione della Federal Reserve, nel momento in cui si sono trasferiti i soldi dalle monete d'oro in carta. Sono domande? No, domande, dunque, qui c'è uno soltanto che dice l'amico qui si fa chiamare Old Fish, vecchio pesce, no? Dice che non c'è nessuno che pensa a un piano di resistenza, cioè nel senso che di non subire questa cosa qui, questa gravissima, diciamo così, violazione della nostra vita, dei nostri diritti a vivere, quindi col vaccino obbligatorio. Purtroppo di piani di resistenza non ne parla nessuno, i politici men di meno, perché tra posizione chi governa ormai sono tutti papeccicci. Posso fare un commento? E ve lo prego. Quello che fa la differenza tra noi e loro, non c'è nessun piano di resistenza, non esiste, esatto. Non è mai esistito nella storia. Purtroppo. L'unico che fa la differenza fra noi e loro è che loro sanno e noi siamo ignoranti. Quante volte ve lo devo dire? Questo è vero. Io ve l'ho detto, io ve l'ho messo tutto per scritto. La soluzione la puoi scaricare di menteaperta.net. Ti costa 3 euro, che sono soldi che io metto insieme non per me, ma per donare ai canali che mi hanno dato fino adesso la possibilità di dire qualcosa. E questi 3 euro, tutti quelli che ho raccolto dalle donazioni molti, forse una cinquantina, hanno coperto grosso modo il 50% delle donazioni che ho dovuto fare per dirvi queste cose. Quindi alla fine io ci rimetto sempre, non c'è mai verso di guadagnare. Ecco, scusa, c'è domanda per te. Ecco. L'amico Gianni Radio dice, se la transazione prima sparisce e poi riappare, come potrà essere giustificata a livello fiscale? Poi no, domanda... Non deve essere giustificata assolutamente niente. Basta che tu nella tua dichiarazione dei redditi, come la legge prevede, tu dichiari che hai comprato oro. I soldi sono puliti e dei tuoi soldi
diciamo, non sono soldi tuoi, diciamo, te ne puoi disporre come vuoi. E attento, perché ora ti dico anche un altro segreto che non vi dovrei dire. Nel momento in cui te converti i soldi in oro, l'oro è tuo. I soldi non sono tuoi. Te li usi, ma non sono tuoi. Ne ho parlato brevemente in un video, perché c'è il copyright sopra. Sì, no, sì. Ti ricordi l'intervento che ho fatto sul copyright? Sì, 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 sì. Adesso vi faccio, per chiarire tutto il discorso, che è un po' complesso, no? Fai vedere questa immagine, si vede, no? Eccola, si vede, sì. Questa qui è l'immagine dell'inflazione nei 30 anni, no? Che abbiamo visto dell'oro. Allora, se voi fate tutto la somma, no? Questa è l'inflazione reale, no? Cioè, sono i soldi che noi perdiamo alla fine dell'anno. Se noi abbiamo 100.000 euro in banca, alla fine dell'anno abbiamo i 100.000 euro meno, per esempio, il 3,8% di inflazione. Quindi perdiamo sempre ogni anno, no? Ecco, perché la banca vi dà un certo interesse nel momento in cui voi li lasciate questi 100.000 euro, quelli che sono. Però l'interesse che vi dà la banca non vi mantiene il potere di acquisto dei soldi. Quindi nel lungo periodo perdete sempre soldi. Quindi nei 30 anni l'oro ha fatto 3,5 volte. I 100 milioni di oro sono 350 milioni. Ascoltate bene, perché sono numeri. Sì. Poi se c'è qualche economista esperto, che mi contatti pure, ne parliamo in diretta insieme. Non ho nessun problema, eh? Anzi, io mi ci diverto a fare queste cose. Parlare con gli esperti. Mi ci diverto, eh? Ci contattino pure a mente aperta, in maniera leale, si può sicuramente parlare di queste cose. I 100.000 euro in valuta sono diventati 90, sono diventati 85 alla fine dei 30 anni, non ci comprate più niente, perché nel frattempo il potere di acquisto dei beni è aumentato, i prezzi sono aumentati, voi non ci comprate niente in 30 anni. Cosa ci comprate oggi? Avete capito? Mi sono spiegato quello che intendo dire, Ubaldo? Certo. È stato chiaro? Capito, se no ve lo rispiego, non c'è problema. Insomma, sono stato veramente sorpreso anch'io nel valutare questa cosa, di cui nessuno parla. Di cui nessuno parla. L'unico investimento, sicuro, certo, il vero investimento è quello in oro, perché non c'è rischi. Ora, io non lo so quello che potrà succedere nel futuro, ma grosso modo, siccome si parla sempre di un investimento dei 20-30 anni, e il trend è sempre stato questo qui. Sempre stato questo, grosso modo. Andiamo avanti nella lettura. Avete visto bene, no? L'immagine che ho fatto vedere prima. Sì, 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 sì. Qui c'è scritto 3,48. Vedete? 3,48 in 31 anni ha fatto 3,5 volte. Questo è un dato ufficiale. Io lo interpreto così, non so in quale altra maniera si possa interpretare. 3,348 vuol dire 3,5 volte. Infatti. Andiamo avanti, cambiamo argomento, ci rilassiamo un po', vediamo un po'. Io mi ce la prendo un po' su queste cose, perché vedo che siamo disinformati. Allora, adesso devo vedere qualcosa sui canali alternativi e sulla censura. Allora, devo ringraziare la piattaforma numero 6, Morrison, per lo spazio che mi ha concesso. Il primo intervento è andato molto bene, il secondo purtroppo non è andato molto bene, comunque fa niente. Devo ringraziare Border Knights e Fabio Fabretti, che mi ha lasciato dello spazio, e mi ha anche detto che se ho un'altra registrazione o altre registrazioni le posso certamente mandare, ma purtroppo, Fabio, non c'ho tempo di fare quasi niente, adesso poi vedremo. Devo ringraziare, facciamo finta che, Gianluca Lamberti, che mi ha concesso un bello spazio, adesso vediamo se ci abbiamo tempo di rifare qualcosa, e Radio Florida di Fabrizio Ciancio, naturalmente. Saluto tutti coloro che mi hanno dato questa possibilità. Ho dei commenti sui commenti che qualche volta ho ricevuto durante i miei interventi. Quindi ho scritto qui:
Dopo tutto questo lavoro portato avanti a mente aperta e con assoluta correttezza intellettuale, uno come me si deve prendere purtroppo qualche volta anche degli insulti. Sì, questo è avvenuto in un paio di circostanze. Ma dove? Ovviamente, no, non facciamo nomi, Ubaldo. No, ma dove? Qui? Da me o da altri? No, parlo di queste interviste che ho fatto. No, non da te. Ah, ho capito. Queste che ho menzionato prima. No, stai tranquillo. Ovviamente ti attaccano come persona, perché non ti conoscono nemmeno. Alcuni di loro sono troll, ma gli altri? Allora, qui siamo di fronte a una situazione paradossale, proprio con i canali alternativi che si lamentano della censura di YouTube. Ho spiegato nel video 3 del piano B perché talvolta sono censurati e non lo voglio ripetere di nuovo. Sono proprio quelli che mi hanno censurato. Capite l'assurdo? In un totale di più di 8.000 visualizzazioni, che cosa dovrei fare per promuovere il mio lavoro? Faccio notare che è unico al mondo nel suo genere. Insomma, io ho contattato, ora concludo, BioBlu, Contro TV, tutti i più importanti, ora non me li ricordo nemmeno alcuni. Mi ha contattato Spazio Tesla, che ringrazio. Ora vediamo se ce la fa fare il video. Poi Border Night l'ho menzionato già prima. Esatto. L'ho già menzionato prima. Esatto, sono due poi. Gli altri non mi hanno nemmeno risposto. La libertà a parole. Concludo. Ma non c'è. Concludo. Riflettete, amici, riflettete bene e pensate bene prima di donare soldi. Sappiate che state pagando solo per essere intrattenuti, non informati, meno che mai educati. Senza lo studio dei simboli, della simbologia, della cabala, della geometria, della numerologia, dei codici e dei cipher, eccetera, eccetera, si fa solo intrattenimento e non si impara niente. Disposti a pagare per essere intrattenuti con notizie spesso fasulle e non interessanti. Un giorno scriverò un libro su questa pandemia e lo chiamerò Delirio. Dico che sono assolutamente d'accordo con ciò che hai detto, perche io ho messo alla prova anch'io certe persone e hanno fatto finta di niente, e poi quando li vai al succo del discorso spariscono. Okay, cioè, in effetti hai ragione tu, è più intrattenimento che informazione, perché voglio dire, ci vuole veramente coinvolgimento, anche educare, hai ragione, perché manca educazione a essere un popolo, a farsi rispettare, a essere uniti, nel conoscere i propri diritti, eccetera. Qui basta che il primo mentina che parla in TV o il primo pirla del regime che appaia su un canale televisivo che abbia un po' di notorietà dice una puttanata e tutti ci credono e ci vanno dietro. Se poi tu gli fai capire che è una puttanata, niente, non ti ascoltano, anzi al momento se la prendono con te o con chi gli dice, capisci? È questa la drammaticità, almeno qui dell'Italia, ma penso che sia quasi mondiale, salvo percezione. Risposta a Concetta, sì, ho contattato anche Vox, credo di averlo fatto due volte, non mi hanno risposto niente. Finisco la lettura. Anche Piazza Web, Concetta, sì, ho capito. In effetti, poi quando tu al sodo, io oggi ho detto così con Pantano, c'è gente che parla sovranità, no? E senza fare i conti con l'oste, per esempio. Ma di cosa parla? Sovrano di che? Per essere sovrano, prima di tutto, devi mandare via il padrone che è qui in Italia ormai da 76 anni. Che ti dice cosa devi fare? Ormai da 76 anni? 76? 76? Sì. Cioè, 76 sicuro? Anni come minimo. Siano solo 76? Direi anche di più, ma come minimo 76 anni. Sai che vuol dire questo? Esatto,
Il simbolo, che simbolo è? È il simbolo di Grillo, no, Vittoria? Esatto, no, esatto, questi esatto. Sono 2000 anni. Eh sì, beh, questi sono 2000 anni, questa è la vittoria, direi 2000 sì. Anni. No, io direi, non mi fate dire altro. Non mi fate aggiungere altro. Hai detto tutto. Okay. Andiamo avanti, andiamo avanti adesso, facciamo cose un po' più leggere. Vi racconto una storia buffa che è successa con Valentino Rossi. Allora, stavo ascoltando un video, lo faccio vedere, vediamo se l'ho caricato. Mi sembra che l'ho caricato. Scusa, qua. Valentino Rossi chi? Il motociclista? Il motociclista. Questo fece un'intervista che potete trovare facilmente con Bobo Vieri. Bobo durante la pandemia si divertiva, lo fa ancora, no? Si divertiva a intervistare amici, calciatori. Un giorno intervistò Valentino Rossi. Allora io... trovati intervista parlavano di varie cose, parlarono anche del vaccino e io feci un commento e gli scrissi: guarda Valentino che tra poco ti vaccineranno anche te. All'epoca non lo chiamava ancora stracchino, era ancora il vaccino. E lui mi rispose dicendomi: perché, cosa intendi dire? E io non sapevo che rispondergli, praticamente non gli risposi nemmeno perché poi ero occupato su altre cose. Ascoltate bene, il commento è stato poi rimosso, quindi non c'è più adesso. Però ieri la Dorna, che è l'organizzazione che gestisce la MotoGP, dove lui corre, no? La MotoGP, sì, sì. Ha deciso di, facendo una sorpresa a tutti gli addetti, piloti inclusi, di vaccinarli tutti. Di vaccinarli tutti. Ora, Valentino, io ho un messaggio, te lo mando in maniera molto amichevole. Stesso ragazzo non intelligente, intelligentissimo, ma come hai fatto a accettare una cosa del genere senza fiatare? Ma come hai fatto a fare una cosa del genere? Te sai bene che cos'è questo vaccino, santo Dio. Ecco, questo è quello che è successo, ve lo dico come cosa buffa, perché sembra apparentemente tutti hanno accettato, non ce n'è stato uno di questi ragazzi giovani, poi loro naturalmente vogliono correre, non importa nulla, farebbero qualsiasi cosa al mondo, no? Pur di correre in moto. E quindi c'è chi fa il vaccino per andare al lavoro, Ubaldo, no? C'è chi va come loro, che è costretto magari, e chi ci fa il vaccino perché vuole andare in vacanza. Pensa un po', fanno il vaccino perché così poi possono andare in vacanza. Ti rendi conto a che punto siamo? Ti devo dire che hai ragione. Purtroppo hai ragione, hai talmente ragione che io lo vedo con i miei occhi, sento la gente che parla, mi metto mani nei capelli perché c'è un'ignoranza e una vigliaccheria, una pavidità che fa paura, caro. Andiamo avanti, vi faccio vedere delle cose buche adesso, tanto un po' così io vi proietto quello che sarà la vostra vita, purtroppo, mi dispiace dirla, in Italia, forse anche in America, almeno fino al 2025, se non fino al 2034. Chi ha letto il libro sa perché io dico 2034, certo. Non è una cosa immediata che vi posso dire. Comunque certamente fino al 2025, per loro stessa missione. Allora, è un famoso ristorante, si chiama La Piccola Cucina, su Park Avenue. Ecco, voi vedete, quando andate al ristorante oggi, mangiate qui, la vedete questa casina qui, questa casupola qui che hanno messo insieme? La vedete questa qui? Questo box? Eccola qui, sì. Ecco, voi spendete $100 a testa per mangiare qui dentro. Inverno, estate, questo è il futuro che ci aspetta. All'opposto, questo è un ristorante nella capitale, Dar es Salaam, con vista sul mare, in cui non c'è nessuna restrizione, nessuna mascherina, non c'è nessun distanziamento sociale, non c'è niente di questo qui. Questa è una signora che orgogliosamente fa vedere la vaccinazione, la vedete? Ah! Questa è una bellezza italiana e questa è una bellezza thailandese. Beh, che differenza! Questa è la situazione dell'inquinamento. Saltiamo un po' dal sociale all'ambiente. Questa è la situazione inquinamento in Italia. E questo è l'ambiente che c'è là. Che differenza! A proposito, dimenticavo,
Anche in Thailandia non si fanno vaccini. È intervenuto il ministro della sanità thailandese, è stato molto chiaro su questo. Non permetterà a nessuno di vaccinare il popolo thailandese. Beh, fa piacere. Adesso un'altra cosa curiosa che riguarda i nostri ragazzi, i vostri ragazzi in Italia. Questa qui è una rivista, Engage, che viene utilizzata per insegnare l'inglese ai ragazzi, no? Scuola. Questo è un video che ho ripreso da Facebook e c'è l'intervento di questa insegnante d'inglese che dice, vedete, questo è quello praticamente che diciamo oggi ai nostri ragazzi. Questo io ve lo traduco in inglese. Questa è una previsione per il 2050. Dice addirittura. Allora dice, le persone vivranno in case computerizzate, macchine intelligenti saranno usate nei lavori di casa per cucinare il cibo, cioè tutta automatizzazione, sarà tutto automatizzato. Non andranno al lavoro, ma lavoreranno da casa usando internet. Loro decideranno quanto e come lavorare, lavoreranno dalle 9 alle 5, dal lunedì al venerdì, e guideranno macchine, non guideranno macchine, invece tutti useranno biciclette e cammineranno. Useranno libri elettronici e musica, CD e libri in carta saranno una cosa del passato. Loro utilizzeranno carte d'identità, ma non utilizzeranno carte d'identità, ma avranno un microchip nella loro mano destra con tutte le loro informazioni personali. Il governo saprà tutto riguardo a tutti e non ci sarà più privacy. Infatti. Questa è la logica che io ho dato, perché come vedete... Sì, è quello che vogliono fare. Le risposte non ci sono, ma le risposte, va a vedere le risposte sono quelle che ti ho detto io. Cioè non è che... Esatto. È più lontano. È già scritto tutto, loro si dovranno già abituare a queste cose, le insegnano, le mettono già nel subconscio, a livello conscio e anche subconscio. Allora, facciamo un passettino avanti, siamo in chiusura. Questo io sono alle prese con il biglietto, dovrei partire i primi giorni di aprile. Ieri mi è preso un mezzo collasso perché stavo cercando il biglietto e trovavo tutti i biglietti di linee e compagnie, di compagnie aeree, che prevedono il pre-test col Covid. Mm-hmm. E io, siccome voglio morire vergine, mi sono trovato in grosse difficoltà. Per fortuna, ho trovato che la Kenya Airlines, nei voli, vedete qui sulla sinistra c'è scritto United States, lo vedete a sinistra, no? Mm-hmm. United States Tanzania, non ha restrizioni, vedete? Non ci sono restrizioni per la Tanzania, questo è un sito ufficiale, naturalmente. Non c'è quarantena, non c'è temperatura screening, c'è solo la temperatura, controllano soltanto la temperatura, dimmi. Quindi se io voglio venire laggiù, mi conviene prendere la Kenya Airlines? È meglio, allora, no? In questo momento, nel momento in cui gli aerei sono disponibili, credo che le uniche due linee
che non sono soggette a restrizioni sono quella etiope e quella del Kenya. Credo di aver capito. Se no, tutti dovrete, se poi ci sarà una situazione per cui è troppo tardi e non vi potete più muovere, dovete prendere dei jet privati sui quali non ci sono controlli per il momento. Vi costa un occhio della testa, però arrivate in Libia, arrivate, no, se ne è parlato Baldo, ti ricordi? Sì, sì, sì. Parlate in Africa, come siete in Africa, tra virgolette, siete al sicuro. A me mi fa schiantare da ridere solo pensare che per andare al sicuro devo andare in Africa. Svegliatevi un po', santo Dio, so come dirvele le cose. Quanto mai? Allora adesso devo dirvi una cosa curiosa che ho trovato su Israele. Vedete, questi sono i morti. Ora non lo so se questi dei morti totali di Israele non sono affidabili o meno. Non è questo il punto. Il punto non è quello dei morti. Il punto è che assisto a una cosa incredibile. Israele è il paese più avanzato al mondo nella vaccinazione. Mi sembra di assistere a un altro olocausto. Che la risposta a quello che sta succedendo sia scritta all'interno del pentagramma segreto, l'ultimo capitolo del volume 3? Forse è scritta lì. È scritta proprio lì. Alla faccia del popolo eletto. Un ultimo commento sul... La vedete questa? Vediamo un po' se ce la faccio. La vedete questa qui? Questo è il volume 1, vedete qua, in copertina rigida. Adesso Amazon ha creato anche la copertina rigida, non era disponibile. Mi sono ripromesso di produrne soltanto 100 copie sulla copertina rigida. Dopodiché il libro non sarà più disponibile. Arriveremo a un certo punto in cui il libro lo leverò da internet, chi l'ha scaricato, tanto io soldi non ce ne faccio con questa cosa e non mi interessa nemmeno farcene. Quindi fatelo circolare più possibile il formato ebook, che adesso è ulteriormente in revisione perché aveva ancora bisogno di piccole correzioni. Ringrazio Marco che sta facendo un ottimo lavoro, mi sta dando una mano e concludo qua. Non so se ci sono domande. No. Sì, va bene. Quindi niente, io ti ringrazio Ubaldo, faccio un saluto a tutti, spero dobbiamo, di come dice Old Fish, bisogna organizzare e difendersi. Old Fish ha capito tutto e spero che anche gli altri. La migliore ed unica difesa è la conoscenza. Esattamente. La conoscenza dei simboli parte tutto da lì, ve l'ho detto in tutte le maniere possibili e immaginabili. Non c'è nessuno che fa intervento utilizzando simboli. State ascoltando il nulla, amici miei. Senza il supporto dei simboli, della simbologia, della numerologia, eccetera, eccetera, è solo intrattenimento, con tutto il rispetto che devo avere per gli altri autori. Certo. Un saluto a tutti. Grazie Massimo. Anzi, vi leggo una cosa alla fine, perdonatemi, prego. non me la voglio dimenticare. Allora, una bella dichiarazione che mi ha mandato ieri Matteo di Radio Alcatraz. Ascoltate quello che ha scritto. L'ho aggiustato un pochino, ma è molto bello. Quelli che vanno più lenti di te sono idioti. Ma quelli che vanno più veloce sono pazzi? Sentite com'è sottile questa cosa qui? Sì. Ragionateci, un saluto a tutti, a presto. Grazie carissimo. Ciao, grazie Massimo. A presto tu, e alla prossima. Poi aspetta ancora l'assegno, prima di partire. Ho bisogno di soldi, poi mi mandi qualcosa. Va bene, senza dubbio. Hai ragione. Ciao, grazie, ciao. E saluto a voi da casa, buona serata.